Domenica 23esima del tempo ordinario. Il brano tratto dal Vangelo di Marco di questa domenica presenta la guarigione del sordo muto. Gesù guarisce un uomo sordo e muto, ma lo porta lontano dalla folla. Sappiamo che in Marco è presente il tema del segreto messianico, cioè la prudenza nel rivelare gradualmente la potenza di Dio anche attraverso i segni che Gesù compie. Spesso Gesù dice di non rivelare ciò che egli ha fatto. E questo a prima vista pare strano perché sembra che contrasti con la sua missione. Egli è venuto a rivelare il volto di Dio, la misericordia del Padre. E dunque ogni segno che è su questa scia, diciamo, dovrebbe essere pubblicizzato, esaltato. In Marco invece questo denota non soltanto prudenza nell'interpretare i segni e anche nel riconoscere la potenza di Gesù come Messia, ma soprattutto questo per evitare fraintendimenti, per evitare che la sua potenza messianica venga intesa come una potenza terrena, come un segno semplicemente di successo davanti agli uomini, davanti al mondo. E questa è una tentazione che si pone sempre dinanzi alla missione di Gesù, lo sappiamo fin dalle tentazioni, dalle prove che egli ha affrontato nel deserto. Tuttavia, anche questo segreto messianico sembra sciogliersi gradualmente, e anche nel brano di oggi, dopo l'avvertimento di evitare di pubblicizzare il fatto, in realtà poi sentiamo la lode, l'apprezzamento, l'esaltazione di ciò che egli ha fatto. Egli fa tutto bene, fa parlare i muti, fa udire i sordi. Ma che cosa significa questo segno, questa guarigione del sordo muto? Sono tanti i segni che Gesù compie, tanti i miracoli, tante le guarigioni, e certamente non è necessario trovare in ciascuna di esse un significato particolare. È la misericordia di Dio che è all'opera, è la volontà di Dio che i cuori siano aperti alla parola che salva, e probabilmente il segno di un orecchio che si apre all'ascolto, di una bocca che si esprime nella lode, che comincia a lodare, a parlare, sono segni che dicono molto su questa missione di Gesù. E la stessa parola aramaica, Efatà, che ci viene lasciata nel testo greco, un po' come altre nel Vangelo, penso a Talita cum, fanciulla, ti dico, alzati, sono espressioni che evidentemente sono state udite così e tramandate così, e ci dicono della freschezza, dell'immediatezza del comando di Gesù alle orecchie e alla bocca di quest'uomo, Effata, apriti. Parola che noi abbiamo conservato nella liturgia cristiana battesimale, proprio per ricordare questo, che il Signore desidera che le orecchie, soprattutto le orecchie del cuore, siano aperte all'ascolto della parola e che le labbra, la bocca possano proclamare la fede nel Signore Gesù. Allora questo segno, questo miracolo, questa guarigione ci dice di una volontà precisa di Dio, il disegno cioè di entrare nel cuore dell'uomo attraverso la parola e di far sì che questa si tramuti in professione di fede, in lode per ciò che Dio compie in mezzo al suo popolo. Qualcosa che è accaduto in tutta la storia anche dell'Antico Testamento. Il primo brano tratto dal profeta Isaia. Non è certamente però questo capitolo 35 del primo Isaia, ma molto probabilmente dicono gli studiosi di un'epoca più tarda, forse addirittura dopo il rientro dall'esilio di Babilonia. In questo brano vediamo che la volontà di Dio di liberare il suo popolo, di procurargli gioia attraverso questa liberazione, si traduce in immagini molto belle sulla vita che fiorisce nel deserto, sulle acque che scorrono a torrenti nelle terre aride, sulla steppa arida che diventa una palude, cioè come Dio trasforma tutte le cose e rende ciò che prima era morto, lo rende vivo, ciò che prima era arido, lo rende ricco d'acqua, cioè fecondo di vita. E la gioia che quindi fiorisce nei cuori e sulle labbra del popolo è esattamente quella che fiorirà poi nel brano di Marco, nel cuore, nelle orecchie, sulle labbra del sordo muto. E infatti Isaia dice appunto: i sordi udranno e i muti parleranno. Sono queste le meraviglie che Dio compirà. E
E questa è anche quella che il profeta chiama la vendetta di Dio, cioè la liberazione, la parola potrebbe dare l'inganno, la liberazione del popolo dalla schiavitù, la vendetta contro il male, la vendetta contro l'ingiustizia, la vendetta contro la stessa chiusura di cuore del popolo che Dio apre alla fede, apre alla gratitudine, apre alla libertà vera. Sembra di riascoltare qui l'avventura dell'Esodo, della liberazione dall'Egitto, qualcosa di analogo Dio compie perché Egli compie sempre cose nuove. Allora la guarigione del sordomuto è dentro, diremmo, la storia dell'intervento di Dio verso il suo popolo, che ha bisogno di rifarsi sempre alla sua parola per capire dove sta andando, per capire i tornanti della storia, gli eventi anche dell'esistenza personale. Questo riguarda anche noi. Qualche volta sordi alla parola di verità e aperti invece a tanti altri segnali, a tante altre voci, a tanti altri rumori, che talvolta sembrano disorientare il cuore e renderci incapaci di riconoscere con la lingua, di proclamare, cioè a voce alta, di far udire nel mondo una posizione di giustizia, di verità, di impegno per il bene. In fondo, aprire le orecchie e aprire le labbra, aprire la bocca, è un tema che ci riguarda da vicino. Metterci in ascolto della parola di Dio significa mutare giudizio anche sulle cose, guardare con occhi nuovi alla storia, agli eventi e alle persone, quello che in fondo lo stesso Apostolo Giacomo nella sua lettera invita a fare alla comunità di Gerusalemme, quando suggerisce che l'egoismo probabilmente ci fa cambiare giudizio nei confronti delle persone, che invece sono tutte uguali dinanzi a Dio. Ci richiama Giacomo all'equivoco, alla possibilità di fare favoritismi nei confronti di chi è benestante, nei confronti di chi possiede potere, autorità, ricchezza. Allora sembriamo succubi, sembriamo acquiescenti dinanzi al potere, dinanzi alla ricchezza, dinanzi al successo. E Giacomo ricorda invece che se c'è una preferenza davanti a Dio è la preferenza per i piccoli, per i poveri. Non è questo in fondo che insegna tutta la scrittura. E se Dio ha scelto attraverso Gesù di entrare nella storia in modo umile e silenzioso, è proprio perché forse i poveri, i piccoli, sono più disposti a riconoscerlo e a incontrarlo. Per tutti gli altri, forse anche per noi, si tratta di smontare queste sicurezze, questo orgoglio, questa superbia e renderci un po' più vicini a coloro che apparentemente non hanno nulla, ma hanno forse un cuore più semplice per riconoscere la presenza di Dio. Forse questa parola Efata che abbiamo udito senza ricordarla evidentemente nel nostro battesimo, siamo stati battezzati da bambini, quasi tutti, ecco, diventi una parola che oggi ci richiama alla necessità vera di aprire le orecchie per ascoltare la parola di Dio, che è parola di vita, parola di verità, parola di giustizia, e aprire le labbra per proclamarla con fedeltà, senza paura, in un mondo nel quale sembra che la menzogna non abbia paura di presentarsi e la verità talvolta si nasconda. È il momento forse di essere riconoscenti per questo dono, forse questo segno, questa guarigione può entrare anche oggi, in questa domenica, nella nostra vita.